Si lavora per prevenire gli incendi in una delle aree devastate dalle fiamme la scorsa estate, l'oasi WWF degli Astroni. I roghi sono diminuiti, ma il ripristino delle aree distrutte non è ancora avvenuto. Gianni Occhiello. 150 gli ettari boschivi distrutti dagli incendi l'anno scorso nella riserva naturale degli Astroni a Napoli. Moltissime le specie faunistiche morte o traslocate a causa delle fiamme, un danno ecoambientale di vaste proporzioni. Il problema è sempre legato alla gestione del territorio all'esterno della riserva, perché tutti gli incendi che noi abbiamo avuto sono sempre partiti da aree esterne alla riserva. Per scongiurare il ripetersi di episodi simili, ora ci sono persone che costantemente vigilano per dare immediatamente l'allarme e intervenire. Da quando il comune di Pozzuoli ha attivato il Corpo delle Auli San Lazzaro per l'avvistamento antincendio boschivo, i nostri volontari hanno effettuato più di 30 ore di servizio e sono stati riscontrati più di 10 casi di incendio da parte di contadini. Noi, oltre a effettuare prevenzione e monitoraggio della zona del cratere degli Astroni, quindi nelle zone limitrofe, nel caso effettuiamo anche lo spegnimento con i nostri due mezzi antincendio. Della Task Force Antincendio fanno parte uomini e donne della SMA Campania, società partecipata della Regione, la Protezione Civile con le associazioni di volontariato Falchi del Sud e Corpo Italiano di San Lazzaro, oltre naturalmente al personale volontari della riserva e i carabinieri della Forestale. Sono stati semplicemente avvistati circa 100 incendi sui 1000 dell'anno precedente. Pertanto la macchina della prevenzione funziona. Prevenire questi incendi attraverso manutenzione boschiva, manutenzione del territorio, cercando di eliminare le principali fonti di incendio che normalmente sono causa di danno ambientale. La riserva naturale degli Astroni è anche la meta scelta da un gruppo di ragazzi stranieri che partecipano ad un progetto internazionale sull'ambiente. Ne fanno parte cinesi, indiani, coreani, australiani e americani. Io penso che l'avvistamento degli incendi sia un lavoro importante, soprattutto in questa area. Inoltre, il contatto con la natura, soprattutto per noi che veniamo da una grande città come Shanghai, è una grande opportunità.